gol bellissimo, quindi sono molto contento proprio. Infatti ci tenevo a far gol perché comunque era un po' di settimane che stavo bene, quindi aspettavo il mio momento e oggi credo sia stata l'occasione giusta, l'ultima in casa davanti al nostro pubblico eccezionale, quindi direi un lunedì pomeriggio fantastico. Quindi, partendo da ieri sera che avevamo raggiunto la matematica salvezza, oggi comunque ci tenevamo a fare una bella partita seria, una bella figura davanti al nostro pubblico che comunque ci ha incitato tutto l'anno e quindi credo che abbiamo dato una bella risposta. La testa nel calcio è tutto, io credo che sia il 90%, poi il resto è fisico, tecnica, ok, però la testa fa tutto e oggi è stato l'emblema. Avevamo grande entusiasmo, abbiamo giocato con la testa libera affondando comunque una grande squadra che ha messo in difficoltà tutti, quindi credo che oggi tutti eccezionali, quindi una giornata fantastica. Ci sono stati dei momenti di oggettiva difficoltà in campo e anche fuori dal campo, però siamo stati bravi a tenere a botta perché comunque non era semplice. Abbiamo avuto paura, ed è lecito, avevo paura a tutti, però è stata quella paura dove eravamo consapevoli che ne dovevamo uscire, o in un modo o in un altro non bisognava uscire, non potevamo permetterci di fare una tragedia calcistica del genere, quindi credo che poi con la vittoria nel derby abbiamo messo un tassello importante sulla permanenza, e poi oggi vabbè, abbiamo certificato del tutto, ci siamo staccati da quel 33 che sinceramente dava un po' fastidio. La voglia c'è, il mio interesse l'ho già esternato alla società, però ovviamente la priorità non era Fabio Quagliarella, ma la priorità era la Samp, dovevamo salvarci, tutto il resto veniva assolutamente dopo. Io, è stata una chiacchierata così, ma proprio di 2 minuti, che loro volevano capire il mio interesse, ma io ho detto l'importante era che si salvava la Samp, poi il resto veniva dopo. Ci siamo riusciti, poi quando la società vuole io ci sono, però è normale che io vorrei chiudere la carriera con questa maglia. Thank you.